strano iniziare il video in questa inquadratura. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, buon anno! Il primo video dell'anno sarà questo qui, quindi Gloria, sii seria. Sono qui perché ho fatto un sacco di acquisti con i saldi e come vedete ho anche una nuova location e ci sono delle cose che vi devo far vedere e che mi sono sia arrivate da un sito sia che ho comprato io in questi giorni di saldi. Inizierei subitissimo perché i prodotti sono tantissimi. Inizierei subito col farvi vedere le cose che mi sono arrivate da questo sito Sammy Dress. Vi lascio in descrizione tutti i link dei prodotti che mi sono arrivati. Mio Dio, che schifo che faccio. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa, che è una cosa bellissima, e questa ve la straconsiglio se meditate o se vi piace la cameretta super colorata o se volete rilassarvi. Che cos'è? È una navicella spaziale con dentro ET, telefono a casa. No, in realtà è una specie di navicella che con la luce fa tutti questi colori sul soffitto e anche un led rosso che secondo me potevano anche risparmiarselo perché fa un po' cagare il led rosso centrale che si vede, però il resto è molto bello e tra l'altro si può cambiare da qua il colore che volete, se no lasciate quello predefinito che fa tutti i colori, sembra l'aurora boreale, e se non erro vi fa anche la musica, quindi con l'apposito cavo che trovate al suo interno c'è dall'altra parte il jack, quindi doppio jack, e anche rose. Ho ordinato anche questo tapestry con i mattoni perché io in realtà dovevo fare questa cameretta con i finti mattoni, proprio questa cosa da appiccicare in 3D, costava troppo e non volevo neanche rovinare il cartongesso, quindi ho deciso di mettere il tapestry, che tra l'altro è attaccato con la Pattafix, quindi complimenti Pattafix, hai superato la 1000 chiodi! Se vi ricordate nel penultimo video c'era la 1000 chiodi che faceva pietà ai porcini, mi aveva fatto cadere i quadretti, mentre con la Pattafix questo non succede ed è attaccato da una settimana. Questo bellissimo cavallo, che adesso appunto vedrete acceso, è un cavallo unicorno in realtà, che quando praticamente accendete la luce tutti questi punti qua si illuminano e decidete sia dal touch qui della scatolina il colore, oppure potete fare il colore che vi piace, oppure selezionare quello automatico che vi cambia lui il colore. C'è anche il telecomandino, molto figo. Poi mi è arrivata questa lunina che sembra una lunina per la cameretta dei bambini, però è carina, ancora non l'ho accesa, come vedete è ancora imballata perché va a pile e devo prendere le batterie che non ho. Molto simile alla lunina, come vedete c'è questo che è un ananas e io speravo non fosse così giallo, e molto probabilmente coprirò questi pallini, comprerò la vernice cromata o adesso rose gold o argento, adesso vedo, e colorerò sia questo che questo. Brava Gloria. La parte che mi ha reso proprio super iper contenta di questo ordine è stato questo cactus, che è un cactus a led, ma la cosa figa è che io pensavo mi arrivasse tutto spaccato, ho detto oh mio Dio il cactus a led, ciao con i vetri, si spaccherà tutto per come trattano i pacchi. In realtà è di gomma, cioè tipo il led è gommato ed è tutto flessibile, bellissimo, piccolo anche questo, peccato, me lo aspettavo un po' più grande, però ce lo vedo già appiccicato là e non so come appenderlo perché è di stoffa, quindi non so come fare, però diventa di un verde bellissimo, vabbè lo vedrete adesso nel video, va o a batterie o a USB. Qui invece ho ordinato delle cose da casa, cioè per la casa, sempre dal sito Sammy Dress. Allora qua abbiamo una fodera di un cuscino molto molto piccola, non so che cosa ci potrà stare qua dentro, però in qualche modo farò, al massimo lo utilizzo come tappetino del mouse o come tovaglietta. Poi ho preso un altro copricuscino che vabbè questo è un po' più grande, si apre ed è bellissimo perché c'è quest'altro cactus col fondo rosa. Io adoro tipo i cactus o le piante con lo sfondo rosa, mi piace tantissimo l'accostamento. E poi l'ho riordinata identica, tra l'altro mi sembra un po' più grande, un filo più grande, di quella che avevo già su, che avevo sempre preso da Rosgal questa volta. Però come vi ho detto hanno le stesse identiche cose. Io pensavo fosse uno di quei tappeti con i filini pungenti, invece no raga, è tutto disegnato, è una finzione. Però mi piace tantissimo perché credo che lo metterò in bagno, non lo so. Fa un po' cagare forse per il bagno perché non lo so. Poi mi è arrivata anche questa collana che io ho già utilizzato ed è già da buttare perché in realtà è un casino scastrarla. Nuovo termine, scastrarla. Vabbè, comunque è una collana tipo, sono tre collane in uno e c'è una luna, una mezzaluna, un'altra mezzaluna ed una piuma. Sembra una canzone, una luna, una mezzaluna ed una piuma. Cioè bigiotteria del cavolo, infatti stava già diventando nera. Però io voglio farmi fare una collana dalla Roby, dalla mia amica RVA Jewels. Voglio farmi fare una collana in tre, cioè tre collane in una, insomma avete capito. No vabbè, è diventata un tutt'uno, è un casino adesso. Poi
Poi, sono andata ad Arese con la mia mamma e poi sono ritornata anche con Andrea. E che cosa ho preso? Allora, Alviridea, che erano scontate del 40-50% perché erano delle cose natalizie, ho preso queste lampadine qua, a luce gialla con dentro i LED, sono bellissime. E sono le classiche lampadine che vedete molto Tumblr nelle foto, nei video, insomma, mi piacevano, le ho prese. Sono queste qua, sono bellissime, le attaccate con la Pattafix. Un altro applauso a Pattafix! Il Palo Santo, se non lo sapete, è un albero. Comunque la storia è veramente bella, andatevela a leggere. È un incenso naturale perché questo tronco, questo albero praticamente invecchia, si forma tutto un ecosistema, una specie di mondo tutto suo con insetti, bla bla bla. E dopo 10 anni viene raccolto, cioè viene spezzato per bruciare i loro legni che profumano, perché questo ecosistema che si è creato, questo mondo che si è creato al suo interno, ha fatto sì che questo legno poi una volta bruciato profumasse. Ed è una cosa bellissima, soprattutto rilassantissima, ve lo straconsiglio, e perché primo è un incenso naturale, secondo perché è buonissimo, è veramente figa la storia, andatevela a leggere. E questo qua arriva dal Perù. Poi ho preso queste qua che sono delle cose di zucchero, dei bastoncini di legno con dentro lo zucchero, cioè con sopra lo zucchero. Sembrano delle druse colorate e io le ho prese perché le volevo utilizzare come cosa decorativa per il mio studio, non lo so, farci qualcosa. Insomma, praticamente dello zucchero, lo mettete dentro al vostro tè e si scioglie, quindi è un peccato scioglierlo. Poi ho preso questi fantastici incensi all'ambra. Anche questi ve li straconsiglio, sono una cosa buonissima. Poi ho fatto metà di un sapone della Nasty Dante. Questo qua è quello dell'edizione 23 carati gold, insomma, l'edizione di quest'anno. L'ho spezzato io, guardate che figo. Ah, ho trovato il quarzo. Se voi andate nella parte dove ci sono i pesci, per terra ci sono dei contenitori con dentro tutti i quarzi rosa. Non so, poi c'era tipo l'azzurrite, vabbè, un'altra pietra. E io ho trovato questo quarzo a 2,89 euro, magnifico, quarzo rosa, e sembra il sale dell'Himalaya, sì, il sale dell'Himalaya, in realtà no, è il quarzo rosa. Ho preso quest'altro ceppo che avevo già, ne avevo già uno preso da casa, dal Viridea ne ho trovato un altro, era scontato anche questo perché era nella sezione natale, natalizia, e quindi era scontatissimo, l'ho pagato una cosa come 3 euro, cioè un pezzo di legno, che io voglio andare a bruciare con il saldatore per farci le rune sopra, le fasi lunari e insomma tutte queste cosine qua, per poi metterci i miei cristalli, posizionarli, insomma, voglio fare una cosa figa. Fatemi sapere se vi interessa il video, se vi interessa vedere come realizzo il tutto, e con un bel pollice in su così almeno ve lo realizzo. Comunque, per ultimo ho preso questi, che sono dei glitter tutti diversi, ci sono le stelline, i cuoricini, insomma i pallini, le striscioline, ci sono tutti questi cosi olografici, non sono per le unghie, non sono per il make up, anche se li potrei utilizzare anche per il make up, ma no, sono per fare un'altra cosa super figa che vedrete presto sul canale. In settimana vi registrerò il video e lo vedrete ovviamente settimana prossima sul canale e vedrete presto di che cosa si tratta, sono molto molto happy. E poi ci sono loro, Yankee Candle, ovviamente erano scontate anche le Yankee Candle. La prima che ho già usato, vi faccio vedere, è la Sparkling Snow, molto molto buona. Poi ho preso questa qua che ci è piaciuta tantissimo a me e ad Andrea, ed è Kilimanjaro Stars, veramente buona, sa di profumo da uomo ma qualcosa di wow. Ho scelto di Andrea Sea Salt and Sage, strano che gli piace anche ad Andrea, e l'ho trovata molto zen per quando faccio meditazione, perché appunto c'è dentro la salvia, e la salvia si usa anche per purificare, appunto ce l'ho, la brucio. Per penultima c'è la Crackling Wood Fire, questa qua sta proprio di legno bruciato, però profumata ovviamente. Ah, che buona! Coastal Living, e questa qua l'ha scelta Andrea, che buona, perché doveva lui a farsi la barba dal suo barbiere, o sembra lo stesso profumo che sente dal suo barbiere, quindi ha detto, oh mio Dio, questa prendiamola. Io e la mia mamma eravamo andati anche da Primark ho preso queste due cose, che sono il copri letto alla parte sotto, appunto, che non ne ho mai, e poi il copriletto esterno, cos'era questa mossa col braccio, Marble, della taglia King, perché è matrimoniale King, non prendete la double perché in realtà la double è una piazza e mezza, io sto facendo una cagata, quindi questa qua è molto molto bella perché è marble. E poi ho preso questo vestitino che appena l'ho visto mi ha ricordato quello che avevo comprato a LA da Urban. Questo è molto diverso perché è più corto,
rimane come se fosse una salopette nella parte superiore, infatti come vedete poi qua è tagliato, e ha la gonnellina. E poi ho preso questo pigiama, tristissimo perché sono corto di pigiama, io ce li ho un po' vecchiotti, quindi li ho buttati quelli vecchi e adesso sto prendendo nuovi pigiami. Questo qua è quello che è costato di meno di tutti, 7 euro. Poi ho preso quest'altro che già volevo prenderlo da mesi, ma Andrea me lo vietava perché me lo stava insultando. Questo qua è molto molto morbido, un finto raso. Poi ho fatto tappa Calvin e ho preso un reggiseno che finalmente c'era la mia taglia, perché ogni volta faccio fatica a trovare la mia taglia, io ho una quinta e cerco di nasconderla con i reggiseni non imbottiti. Mi piace anche la parte davanti che si può togliere dalla parte davanti, cioè praticamente voi lo agganciate e lo slacciate da questa parte qua. Ce ne avevo uno così quando ero più piccola, che avevo la prima, che bei tempi, e mi piaceva tantissimo perché era super comodo da slacciare. Poi sono andata da Pull & Bear e ho preso questo bellissimo maglioncione blu. L'ha scelto Andrea, non ero molto convinta di prenderlo perché il blu non è uno dei miei colori preferiti, anche se in realtà mi piacciono tutti i colori, però solitamente vesto sempre con gli stessi colori. E allora mi sono detta, perché non dar ragione ad Andrea e prendere qualcosa di diverso? In realtà mi piaceva tantissimo il fatto che qua, come vedete, è tipo a costine, il classico maglione della nonna, però era blu e ho detto, boh, proviamolo, al massimo non lo metto. Comunque erano tutti scontati. Oh raga, mi sono innamorata, è bellissimo, mi piace un sacco il colore, mi piace un sacco la forma e come mi veste. Quest'altro che Andrea me l'ha insultato, sembra tipo proprio quello della nonna, però mi piace tantissimo, mi piacciono un sacco i colori che ci sono al suo interno, anche perché al suo interno, guardate come parlo professional, anche perché secondo me si abbina con i capelli. Questa è un'altra forma, però è color panna beige, sì. Molto bello anche questo, mi piace tanto, 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 guardate quanto è grande! Mi ero dimenticata di farvi vedere anche questa, che è la borsa di Karl Lagerfeld, me l'ha regalata Marika, Madama Vintage, grazie tesoro! Ed è bellissima, infatti la volevo acquistare, ma lei mi ha fatto questo enorme regalo e sono molto molto happy. Mi piace veramente tanto perché, come vedete, non è enorme, è una pochette e ha due cerniere, ce n'è una qua, qua ci sta praticamente il portafoglio e la pochette con dentro alcune cosine, quindi l'essenziale, e qui metto le chiavi, il telefono, il caricabatterie, quindi come vedete ci sta praticamente tutto quello che mi serve in una cosa che non è enorme e super pesante. La cosa figa poi è anche il fatto che con questa catena potete tenerla o così, quindi in questo modo, comunque a tracolla. Se io tiro da questa parte, la catenella diventa doppia, si può tenere così. E io non ci credo, cioè ho fatto l'haul senza dilungarmi troppo, l'ho finito e non siamo ancora vivi. Woohoo! L'haul è finito! Comunque, per ogni domanda trovate tutti i link nell'info box. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse lasciatemi un bel pollice in su e niente, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Per la posta di gloria di questo video voglio salutare Love and Style, che ha messo veramente un messaggio bellissimo, che ha scritto: per Natale mi piacerebbe essere con le persone che non ci sono più, ti adoro Glo, un bacio. Poi volevo salutare anche Gioia Ifosla, Ambra Jess, che mi commenta quasi sempre, noto sempre i suoi commenti, mi ricordo il nick, quindi ciao. E poi volevo salutare, per ultima, Mirea. Quindi questi erano i saluti, se volete essere salutati usando l'hashtag La Posta di Gloria, e niente, al prossimo video.